Francesca Spangaro, giornalista e conduttrice. Da anni la domenica vive solo di calcio. Chiedetele cos'è un fuorigioco, ma non in quanto tempo cuoce un nuovo sodo. Paolo Zoppolatti, chef, ristoratore e volto televisivo. Tecnica, creatività e conoscenza del territorio, i suoi punti di forza. Ora una nuova prova del fuoco lo aspetta. Trasformare Francesca in una food blogger di successo. Riuscirà il buon Paolo a farle abbandonare il microfono per il mestolo? C'è tempo fino ad agosto per saperlo. Intanto, acqua in bocca! Eccomi arrivata dal presidente, che è Livio Salvador. Piacere. Buongiorno, Francesca. Buongiorno. Spangaro. Beh, una bella mela raffigurata, quindi partiamo già subito con ovviamente il vostro prodotto. Friul Frukt, cooperativa frutticoltori. Qual è la storia di questa realtà che ha come cuore qui Spilimbergo, ma che abbraccia varie parti della regione? Allora, Friul Frukt nasce nel 1976 da un'idea di un gruppo di agricoltori, i quali sostanzialmente hanno pensato di incominciare a valorizzare il loro lavoro, cioè di raccogliere le mele, di lavorarle, poi di confezionarle, ovviamente anche di conservarle, per poi porle sul mercato ed avere un maggior realizzo del frutto del loro lavoro. Questo è un po' l'inizio, il seme che ha dato il là a questa cooperativa. Pian pianino con questo principio ha iniziato a lavorare, è andato avanti, fino ad arrivare anche ad anni complicati, perché sostanzialmente non tutte le cose vanno sempre benissimo. La cooperativa ha vissuto, diciamo, anni importanti, anni meno importanti. Diciamo che l'ultimo quinquennio sostanzialmente è stato quello che ha dato effettivamente una svolta a questa azienda. Perché? Perché era andata un po' in crisi di risultati, e quando si va in crisi di risultati poi si incominciano a perdere i pezzi per strada e sostanzialmente diventa necessario un restyling, diventa necessario, diciamo, un rinnovamento, diventa necessario ritrovarsi e riprendere la strada importante, perché questa azienda è l'unica organizzazione dei produttori del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il comparto della mela, che significa avere anche delle valorizzazioni importanti. Allora, questo diciamo, percorso, iniziato molti anni fa, ma cercando diciamo, di radicarsi maggiormente sul territorio, perché nel corso degli anni avevano anche intrapreso quella che era una commercializzazione magari di prodotti che erano da fuori regione. Sì. Invece con questo rinnovamento che abbiamo fatto abbiamo pensato proprio alla mela friulana, concentrandoci su quella che è la località, la tipicità del nostro territorio e cercando di valorizzare proprio le imprese del nostro territorio. Con questo principio, con questo auspicio, siamo, diciamo, arrivati ad avere una trentina di soci che rappresentano circa 350 ettari. Di coltivati a melo. Possiamo dire con grande soddisfazione che tra il 2016, il 2017 e il 2018 saranno sicuramente, diciamo, piantati ulteriori 100 ettari di melo. 100 ettari di melo è una superficie molto importante che andrà a saturare quella che è la capacità ricettiva della nostra cooperativa, che si aggira intorno ai 160-170 mila quintali. Questo sicuramente darà un ulteriore valore aggiunto, sicuramente questo ci collocherà anche su un mercato internazionale a livelli abbastanza interessanti, perché queste varietà sono varietà, diciamo, innovative, sono varietà, diciamo, colorazione rossa, che sono quelle più richieste, ma soprattutto sono quelle che si adattano meglio alla nostra tipologia di terreno, alla nostra tipologia di territorio. Si diversificano soprattutto per la loro dolcezza, in quanto riescono a raggiungere un punto e mezzo di zucchero in più rispetto ad altri areali, una maggior croccantezza e una maggior colorazione. Questo sicuramente è un valore aggiunto,
è un valore che viene riconosciuto dal mercato, ma soprattutto poi è un valore che viene poi riversato su tutto il nostro territorio e su tutto quello che diventa poi il business dell'azienda. Io non ho avuto bisogno di farle domande, Presidente, mi ha raccontato proprio la vostra realtà, me l'ha fatta capire perfettamente, dicevamo gran parte della regione perché si copre diciamo che i nostri vasta. Diciamo che i nostri soci, quanti siete come soci? Sono una trentina di soci, tutti diciamo provenienti dall'area Friuli Venezia Giulia. Mm-hmm. Cioè magari la residenza è anche in altre regioni, però le produzioni sono tutte del Friuli Venezia Giulia. Qua? Assolutamente sì. La sua mela preferita qual è, Presidente? La Gala. La Gala? Ah sì? Rossa. Bene, io vado a vederle adesso. Assolutamente. Non le posso ancora assaggiare. Magari provi anche ad assaggiarla. Posso cogliere la primissima mela. Visto che tra 10 giorni saranno pronte. Bene. Quindi... Allora in bocca al lupo per questo cammino e per questo momento che è importante. Crepi. Per voi davvero di svolta. Crepi, è stato un piacere. Piacere mio. Grazie. Grazie a lei. Da Spilimbergo ci siamo spostati nelle campagne di Maniago, siamo in un frutteto di uno dei soci della cooperativa Friul Frut e qua incontro il direttore che è Armando Paoli, buongiorno. Sempre a lavoro, le mele siamo Francesca, costantemente piacere. A lavoro. Allora, direttore, ho parlato, abbiamo conosciuto un po' quella che è la realtà di Friul Frut, nella quale io vorrei partire da lei perché mi incuriosisce un po' la sua storia. Lei è arrivato da pseudo lontano, insomma, lontano ma non da tanto, da un posto dal Trentino, dove le mele sono per antonomasia. Esatto, rappresentano una delle fonti principali dell'economia trentina, diciamo. E come è successo che è arrivato in Friuli? Tramite un amico che mi conosceva e mi ha chiesto se potevo venire a dare dei consigli e a far crescere un pochettino la cooperativa di riferimento che in zona è la Friul Frut. Dopo alcuni incontri abbiamo deciso di provare questo nuovo tipo di avventura e stiamo andando avanti. Come vedete abbiamo già l'anno scorso messo a dimora un po' di queste nuove varietà che per noi rappresentano sicuramente il cavallo di battaglia dal punto di vista economico per una sana frutticoltura che porti anche un reddito adeguato per il contadino, perché solo così si va a far crescere l'attività economica. Sì. Queste tipologie di mele le vedete già dalle sembianze di mature in luglio, quando in realtà dovranno rimanere in pianta in questa zona ancora circa 20-25 giorni, accrescendo un attimino ancora quello che è il diametro e intensificando ancora un po' di più la colorazione. Sono mele queste che vanno ad essere richieste un po' in tutto il mondo, mercato del Medio Oriente in modo particolare, del Nord Europa, dell'Est Europa, un po' ovunque. Sono mele che danno una buona produttività dal punto di vista dei quintali ad ettaro e conseguentemente riescono a produrre un'economia, diciamo, interessantissima per il contadino, che riuscirà, mettendo a dimora queste piante con le tecnologie di protezione, come vedete, degli impianti che riescono a coprire un po' tutto l'estimo del frutteto, tutelando e proteggendo queste mele dalle grandinate, che in questa zona sono certamente interessanti in più eventi, e mantenute così riusciamo a collocarle poi sui mercati del mondo con delle quotazioni economiche che sicuramente danno del buonissimo vantaggio per il contadino. Quindi ci sono dei trend, delle tendenze e un mercato che cambia anche nelle mele, cioè non voglio usare la parola moda perché è brutta, ma cambia il gusto, cambiano le qualità che vanno per la maggiore? In effetti è così, perché se la melicoltura era partita 40 anni fa fondamentalmente con la varietà Golden Delicious, adesso non è più o non sarà più presto la principale varietà, perché il gusto cambia, ci sono nuove evoluzioni, ci sono nuovi studi, nuove sperimentazioni. Nel mercato del vivaismo si riesce tutti gli anni ad uscire con un prodotto nuovo, e quando quel prodotto si è visto che diventa produttivo, diventa conservabile, è bello da vedere ed è buono da mangiare, ecco che nasce una nuova varietà
che potenzialmente può acquistare e conquistare nuovi mercati, dando nuovo interesse al consumatore che, quando questi requisiti li trova e li sente anche direttamente mangiando il prodotto, li continua poi a richiedere e si genera un nuovo mercato di una nuova mela che naturalmente va ad incrementare e mantenere tutta quella che è l'economia frutticola del Trentino. Già ben consolidata, ma del Friuli cerchiamo di andare a spingerla anche in Friuli in questa direzione. Io ho visto, mi parlava che qua ci sono delle piante anche più giovani, possiamo dire Esatto. così, perché state proprio nell'ottica di questo lavoro che state facendo. Abbiamo impostato un programma di rinnovo delle varietà. Questa pianta è stata messa a dimora l'anno scorso. Nei 6 ettari qui a fianco sono state piantate bene o male le stesse tipologie di piante quest'anno. Nel primo anno di produzione la pianta produce circa 5-6 kg di mele per pianta. Nell'ettaro di piante ce ne sono 4.500 circa, perciò vuol dire che già il primo anno di produzione, che è la seconda foglia, arriviamo a produrre circa 400 quintali di frutta per ettaro. Al terzo anno arriviamo a produrne circa 650 quintali ad ettaro e al quarto siamo in piena produzione sui 700-800 quintali ad ettaro. Quindi è molto facile andare presto in produzione e qui è anche molto facile in Friuli trovare le condizioni ottimali per produrre bene, E perché infatti stavo proprio per chiederle, perché molto spesso non si valuta, poi magari forse noi friulani siamo maestri in questo non valorizzarci mai, o non si valuta mai come positivo quello che si ha in casa, l'erba del vicino è sempre più verde. Il vicino che erba ha trovato in Friuli invece, come ovviamente fuori di metafora, che terra ha trovato ma io qua? credo che qui ci sia una terra eccezionale perché ha una conformazione ideale per una produzione frutticola in quanto è molto leggera, molto drenata e nello stesso momento è anche una terra vicina alle montagne, che questo garantisce quello sbalzo climatico indispensabile per innalzare al massimo la qualità. Quindi la qualità, cioè lo sbalzo climatico è importante. Terreno ghiaioso come questo, quindi molto Sì. leggero, vicino allo sbalzo climatico, riusciamo a produrre un prodotto di buonissima colorazione, di grande croccantezza Ah, e molto ok. spesso più dolce di quanto lo stesso prodotto non si vada a produrre su un terreno pesante. Quindi ancora meglio del Trentino. Ancora meglio o comunque uguale a quello del Trentino. L'unica differenza che, o comunque l'unico difetto che potremmo trovare in un terreno così è la carenza d'acqua, che fortunatamente qui in Friuli, specialmente in questa zona, grazie anche ai consorzi di distribuzione, non avete perché l'acqua è sempre a sufficienza per poter andare ad irrigare i frutteti, specialmente in questo contesto, luglio-agosto, quando il bisogno d'acqua è essenziale perché solo da lì possiamo avere il prodotto ottimale. Qui abbiamo il terreno ideale dal punto di vista della conformazione, il clima ideale per lo sbalzo climatico, l'acqua sufficiente nel momento adeguato per poterla o per doverla usare e in più i grandi appezzamenti che ci permettono di fare con una grande economia di scala veramente degli impianti che presto e Per cui c'è spazio velocemente, per investire. secondo me, molto spazio. Ah, fantastico. È importante, soprattutto in questo momento, credo, dire una cosa di questo genere che, a dir la verità, insomma, nemmeno immaginavo. Per quanto riguarda l'irrigazione, perché comunque anche con Ersa e con il marchio qua si fa un discorso anche di rispetto dell'ambiente, come avviene l'irrigazione? Certamente, e in quella direzione noi stiamo comunque trasformando tutti i vecchi impianti e realizzando quelli nuovi con il sistema di distribuzione a goccia in modo tale che consumiamo circa un 30% dell'acqua che consuma un altro impianto classico e la distribuiamo direttamente dove c'è il bisogno estremo. Perciò con la goccia va a cadere Dove direttamente sul tronco serve? della pianta dove serve e giornalmente consumando i 4 litri e mezzo al secondo rispetto ad un 35 litri di un consumo per un'irrigazione normale. Perciò lì andiamo a risparmiare tantissimo e ad usare l'acqua solo esclusivamente Ad quanto hoc. serve e nel momento in cui serve. E guardando poi a quello che è la coltivazione, insomma, quello che è il percorso che si fa durante l'anno, anche legato al disciplinare del marchio acqua,
Quali sono i passaggi fondamentali, insomma, per arrivare ad agosto, al momento della raccolta? Perché poi la pianta va curata. Certamente, noi come gestione dei marchi abbiamo sia il marchio AQA, abbiamo comunque il certificato Global GAP e collegato a questo produciamo seguendo il metodo della frutticoltura, della produzione integrata. Perciò andiamo ad essere molto attenti sui prodotti che usiamo per la difesa delle piante, cerchiamo di usarne il meno possibile e con la garanzia d'analisi fatta prima di raccogliere che comunque i prodotti che trovano sulla mela sono al di sotto del 50% di quello che è il massimo ammesso dalla legge e solo di alcuni prodotti, due o tre al massimo, di più non si trova. Perciò noi andiamo a realizzare un prodotto finito che è sicuramente ultra salubre. Oserei dire che la mela prodotta secondo questi criteri e questi sistemi, penso che sia il frutto più salubre in assoluto che si possa trovare sui mercati, frutto che poi noi con gli impianti che abbiamo in magazzino riusciamo a conservare e gestire per tutti i 10-12 mesi successivi al momento della raccolta, perché andiamo a conservarli in un dato modo, riducendo e modificando all'interno delle celle di conservazione quella che è l'atmosfera naturale che c'è nell'ambiente, riduciamo l'ossigeno, si aumenta l'azoto e questo produce un rallentamento al minimo vitale dell'andamento della maturazione del frutto che rimane così come appena raccolto per circa 10-12 mesi dopo il momento della raccolta. Sembra semplice, ma Sembra semplice, ma è anche semplice, sì, poi è complicato però è se lo si chiaro. sente per la prima volta. Esatto, Naturalmente, esatto, esatto. mano a mano che va avanti l'annata commerciale, apriamo le cosiddette celle o comunque sono delle grandi camere dove il prodotto è conservato, messo in imballaggi specifici che sono dei cassoni che contengono circa 300 kg di mele, lo prelavoriamo, lo dividiamo per calibro, lo dividiamo per tipologia di qualità e di colorazione, di intensità di colorazione e a seconda delle richieste del mercato, mano a mano lo impacchiamo e lo spediamo in tutte le parti del mondo che chiedono il nostro prodotto. Siamo contenti perché ho visto dove abbiamo mandato il nostro prodotto l'anno scorso, sono tutti rimasti contenti per la bontà del prodotto vista dal punto di vista della croccantezza e anche e soprattutto da quello del grado zuccherino che grazie al terreno ghiaioso, allo sbalzo climatico riesce ad essere ottimale. Ce lo chiedono, ce lo stanno già chiedendo, perciò noi abbiamo già impostato questa azione di crescita della frutticoltura. Per fare un esempio pratico, la Friul Frucht aveva e ha a dimora circa 220-230 ettari di frutteto. Tra quest'anno e l'anno prossimo ne abbiamo già programmati 100 ettari ulteriori di nuovi frutteti che andranno ad essere messi a Caspita. dimora. Perciò in un solo anno praticamente aggiungiamo un terzo a quella che era la superficie della cooperativa precedentemente coltivata. Se questo trend va avanti, io credo che ci sia. Sempre con lo stesso numero di soci o si stanno Si avvicinando altri stanno soci? avvicinando anche altri soci che in questo luogo finora hanno dedicato la loro vita ad altre attività in campagna, che erano i seminativi, che erano le stalle, che erano altre tipologie di culture, hanno visto che c'è interesse dal punto di vista economico e quindi si stanno avvicinando con dei piccoli appezzamenti, 5-10 ettari ciascuno, e provano, seguiti dalla cooperativa, dalla A alla Z, noi gli procuriamo le piante, gli diciamo come metterle a dimora, come tutelarle, come farle crescere. Abbiamo un tecnico che segue tutto quello che è l'insegnamento nella gestione dell'impianto. Come cooperativa poi andiamo a seguire e a gestire tutto quella che è la fase successiva, che è la fase di Sì, conservazione, e lavorazione, poi commercializzazione e distribuzione. distribuzione degli utili al socio e quindi gli diamo il pacchetto completo senza che il socio e comunque il produttore anche nuovo debba avere determinate o comunque Tutta la alte struttura, capacità insomma, tecniche individuali gliele forniamo direttamente noi, perciò è molto Fantastico. più semplice di quello che si possa immaginare. Quindi se mi va male con la cucina, con Zoppolati, eventualmente Eventualmente posso potrebbe buttarmi. dedicarsi all'agricoltura, Bene, alla ci frutticoltura. penso. Poi mi fa un corso rapido. Visto che devo imparare, meglio che vediamo anche diverse varietà, perché qui dalla Gala invece qua abbiamo una Qui abbiamo una Red Delicious Delicious, di ok. clonazione Roat, sempre su innesto M9, che è un tipo di innesto che è quello che va prevalente dal punto di vista della frutticoltura moderna.
Generalmente questo tipo di mela la usiamo per impollinazione perché è un ottimo fiore impollinante per anche le altre varietà. Ah, e okay. Generalmente in un frutteto nuovo si mette sempre un 10, 15, 20% di materiale impollinante. Usiamo prevalentemente la Cioè significa che ci sono delle piante addette proprio a... Esatto, che facilitano l'impollinazione da parte delle api delle mele e quindi garantiscono una produzione costante nel tempo. Mm-hmm. Una di queste è la Red Delicious, l'altra impollinante ottima è la Granny Smith, che dopo andremo a vedere, e che sempre in questo contesto territoriale riescono ad esprimere, penso, dei valori sia nutrizionali che comunque estetici, sicuramente all'altezza con altre produzioni che ci sono nel nord Italia. Quindi le potenzialità ci sono, i numeri ci potrebbero essere, però bisogna lavorare anche sulla promozione, secondo lei, Noi stiamo promuovendo innanzitutto il frutteto sugli operatori della zona e tant'è vero che la Friul Fruit dai 230 ettari che si dicevano piantati al momento storico fino all'anno sì. scorso, già tra quest'anno e l'anno prossimo ne aggiungiamo altri 100 ettari. Il nostro okay. intento è di arrivare a 450-500 ettari mm-hmm. in modo tale da aumentare anche la capacità produttiva della cooperativa stessa e sostenere quindi naturalmente sostenere anche tutto l'indotto, compresa la manodopera che andremo ad avere in quel momento. Circa più del doppio dei dipendenti che abbiamo adesso, arriveremo a circa 100 dipendenti in 3-4 anni se il trend è questo e mi auguro che lo sia perché tutte le indicazioni di base permettono di vedere positivamente arrivare lì nell'arco di poco tempo. Per trovare queste mele con il marchio, voi insomma le commercializzate con il marchio Friul Fruit? Noi le commercializziamo e le marchiamo con il marchio Friul Fruit, sul territorio le troviamo distribuite generalmente nei negozi Coop ai quali forniamo sistematicamente il nostro prodotto nella piattaforma qui del Friuli a San Vitto, che poi adesso è una spostata per una loro sfortuna purtroppo momentaneamente a Udine perché lì hanno avuto un incendio ma stanno già predisponendo per riadeguare la struttura e poi anche sul mercato di Udine o su altre tipologie di negozi, vedi Conad e altri che forniamo sistematicamente. Andate anche all'estero? Andiamo naturalmente anche all'estero, lì con altri canali naturalmente raggiungiamo sia gli altri mercati della nazione nostra ma anche i mercati del Medio Oriente, i mercati del Nord Africa, i mercati come dicevo prima del Nord Europa perché mm-hmm. la nostra mela è ricercata, è apprezzata e quindi noi cerchiamo di raggiungere tutti i mercati possibili per avere una maggiore redditività Chiaro, possibile. Chiaro, non trasformate però. Noi non trasformiamo, per la trasformazione ci siamo associati ad una cooperativa dell'Alto Adige, la Fog Industries, che gestisce la trasformazione del nostro prodotto non da uso fresco ma da trasformato mm-hmm. e di tutto il prodotto di quel genere che esce da tutte le cooperative del Trentino Alto Adige. Ultima battuta. Adesso stiamo appunto aspettando, dicevo, una ventina di giorni più o meno, mancheranno poi per la raccolta. A che punto è la stagione, cioè rispetto ad altri anni, avanzata? Quest'anno è un attimino avanti rispetto al classico momento di inizio raccolta. Generalmente in questa zona iniziavamo con la Gala, che è la prima mm-hmm. mela che andrà ad essere raccolta verso il 17-20 di agosto, quest'anno inizieremo il 13-14 di agosto con le prime Gala e poi a seguire la Red Delicious, ci sarà la Golden, ci sarà la Brebor, ci sarà la Fusi, ci sarà la Granny per finire con la Morgan e l'ultima la Pink Lady che è l'ultima delle varietà che andremo a raccogliere come momento di maturazione e anche l'unica varietà che abbiamo a club e che è conosciuta molto nel mondo proprio per le sue peculiarità di durezza, di dolcezza e comunque perché è collegata ad un marchio a club. Mi ha fatto venire una acquolina, io adesso dovrò cucinare con quello che riguarda insomma purtroppo non con le nuove mele perché devo cucinare con Paolo Zoppolatti, però a questo punto tornerò privatamente, me le cucinerò da sola quelle nuove, quindi ci rivedremo. Senz'altro lo chef avrà delle ricette anche a base di mele che sì, sono molto interessanti. Sì, sì. Grazie mille allora e buon lavoro perché adesso comincia il bello. Perfetto, grazie, grazie. A voi. Grazie. Ciao Paolo, fine luglio, non comincerà a ridere, non rido. Facciamo un po' i seri, sì. Anche se l'estate porta frizzolazzo. E abbiamo le mele oggi da cucinare, dolce o salato?
Vediamo, vediamo, dai, dimmi, dimmi. Sai, si stacca così la mela per offrirla a te, deve essere un dolce. Quindi, no, beh, tanti dolce. Ingredienti da unire. Quindi facciamo questa... Valorizziamo le mele che della Friul Frutta arriveranno presto. Sì. Friul Frutta, abbiamo visto intanto a che punto siamo. Sì. Allora, facciamo questa tentazione di mele. La mela è il frutto della tentazione, giusto? E come ci vuoi tentare? Come vuoi tentare i nostri Io Adamo, amici, tu Eva? Followers? Eh? No, perché Eva dopo sempre prendere colpe. Ecco, allora sì. Andiamo... Allora, intanto questo cos'è? Per fare la malta? Buttare la malta? È una spatola, ma come fa la malta? Tolgo sembrava la bandierina. Quello, sai, fai... Butti la malta sul muro. E io non sono abituata voi a fare donne, queste cose. Voi donne... Carniche. Sì, che vi arrangiate a fare un po' tutto. Un po' di tutto, che sì, tranne i dolci. Molte donne, ragazze, adesso dovrebbero fare... Adesso divento donnina basta. Pasticcera. Ok, facciamo le cose serie, o quasi. Mm-hmm. Prendiamo una mela intanto. E fin lì ci siamo, come la preferisci? Cogli la, la prima golden, mela. Quindi cominciamo a pelare, col coltello ce la fai senza pelare patate? Ma tu vuoi che io la faccia tutta in, tutta in una, come vuoi. Una come sola buccia unica? Vabbè no, una unica no, a me sì, interessa che sia la pelata. Magia. Per me non ce la fai comunque, vabbè. Mm-hmm. Intanto che pela e tenta di fare questa... spirale che forse ce la fa la ragazza qua ha del talento anche col coltello è pericolosa però è brava. Intanto cosa ho fatto? Un po' di uvetta l'abbiamo messa a mollare perché essendo secca e l'abbiamo messa a mollare nell'acqua per ammorbidirla quasi dai. Io intanto che tu peli anche vado a prendere il burro e la apro, cioè nel senso la vuoi a pezzettini? No, sai cosa pensavo? Metti così. Brava. Mamma poi. Mia. Sì. E adesso? Questo è frutto di tante mangiate di mela. O mangi, preferisci la. Io mangio tutto, anche la buccia. Allora, adesso a pezzettini, dopo aver fatto a pezzettini all'interno. Intanto cosa faccio? Vado a mettere sul fuoco per sciogliere un po' di burro che mi serve sia nell'impasto che per imburrare lo stampino. Mm-hmm. Senti, pezzettini ini, quanto ini? Inissimi. Allora, ecco così, perfetto. Anche un po' più, va bene. Anche un po' più ini? Anche più, va bene. Allora, okay. Intanto che tu metti la mela, cominciamo un po' con gli ingredienti che noi dobbiamo mettere. Ma possiamo fare o l'impasto prima, ma possiamo fare anche con l'impasto che noi aggiungiamo e man mano i vari ingredienti nella mela che tu stai tagliando. Sì, che sto spargendo. Lo zucchero, un uovo intero, mettiamo un pizzico di cannella. Un pizzico Dai, di cannella. Sono diventati oni. Dai, stai buona? No, io? Cioè, dopo parto tranquilla e dopo faccio Sclapacioc. Quindi abbiamo aggiunto anche un pizzico di cannella, un po' perché ricorda un po' lo strudel, poi sì. Nella nostra tradizione l'uso della cannella è quasi, io dico quasi fondamentale. Mm-mm. Poi andiamo a mettere, come si suol dire, il lievito in polvere, quello per dolci, lo andiamo a unire nelle farine, perché l'abbiamo visto anche in altre preparazioni, e le polveri vanno sempre unite prima di essere... amalgamate a un impasto che è un impasto magari liquido o consistente. Sì. Più che altro per omogeneità. Tu lo sai che non ti sto ascoltando, no? Perché sì, sono importa. Talmente concentrata che non ho capito niente. Ok. L'importante è aver capito chi è a casa. Sì. Mela fatta. Sembravano quattro mele, invece una mela sola. Allora, ti questo... basta per dimostrare perfetto, intanto? Sì. Poi diamo le dosi. Allora, per questo impasto che non serve che sia tanto liquido. Ma non facciamo una torta, però? No, facciamo classica un torta tortino. Di mele. Ah, ok. Sì. Aggiungiamo. Adesso prendo così. Si fa con la mano un po' a rastrello, così. A ruspa. Bene. Alla romana. Si va a mescolare il tutto. Sì. Aggiungiamo anche un goccetto di latte che c'è nella brocca. A voli? Sì, basta così. Giusto perché vada ad amalgamarsi. Mm-hmm. E vado a prendere
il burro. Adesso mescola tu, che io verso il burro. Come lei desidera. Allora, con un po' di burro che andiamo a sciogliere, che abbiamo sciolto. Mm-hmm. Questo rende più omogeneo, più pastoso e morbido la preparazione. Allora, una parte adesso ti aggiungo il resto. Mi raccomando, il burro, quando anche se è stato scaldato, aggiungetelo in un impasto, che le mele non prendete dal frigo e cominciate a tagliarle, lasciate la temperatura ambiente, perché sennò il burro andrebbe a... Si ricompatta. Grazie per avermi aiutato. Poi prendiamo uno stampino, in questo caso uso questi stampini, ma potrebbe essere delle tortiere più alte, più basse. Come si è detto uno... con un tortino. Sì, ma... si può fare anche in una tortiera più grande, a secondo un tortone. Non intortarmi in questo momento. Allora, tu mettiamo. Sei uno che si lascia intortare? Dipende. Attenzione, mistero. Dipende. Allora, un po' di burro che tu serve. Tu vuoi dire se la tentazione è proprio una dolce tentazione? Cioè, qua andiamo su Adamo ed Eva, cioè. Anche mo, con che storie. Allora, il burro che è stato messo nello stampino, il pangrattato, il burro cosa serve? A far attaccare il pangrattato, lo stampino, e serve anche per non far attaccare tutta la preparazione. Ok. Adesso. Vai un po', mettilo bello pieno. Abbiamo già messo lievito, no? Sì, sì. Secondo te ci sarebbe bene qua dentro anche un po' di frutta secca, volendo? Se tipo uno può io ho due noci così. Noci, nocciole, pinoli. Dei fichi secchi. Perfetto. Quello ci sta benissimo, tutto è un po' la frutta secca in questo caso, in dolci che sono in queste preparazioni va benissimo. Potrebbe, se a te piace, anche mettere dei pezzettini di cioccolato fondente, quindi puoi giocare su tutto questo. È di moda anche mettere della frutta secca tipo come se fossero dei ribes, dei lamponi secchi, queste cose qua. Uno può in effetti giocare, puoi giocare anche mettendo la mela unita a qualche altro tipo di frutta. L'unica cosa che bisogna fare attenzione è che questa... E deve essere cottura? Sì, o che questo tipo di frutta che vai ad aggiungere non abbia troppa acqua. Ah, ok. Solo quello. Bene. Ancora un po', fai un po' di montagnetta, perché dopo in cottura va un po' a cedere. Ok, rinforziamo. Perfetto. Adesso andiamo a infornare. Cioè, in questo caso sta circa una quarantina di minuti. A 160-180 gradi e andiamo a infornare, che dopo lo gireremo per quando sarà pronto, dopo averlo sfornato. 180? Vai, perfetto. Nel frattempo ci trasferiamo, mi porto via il ramandolo. Sì. Allora. Tu mi hai detto quando annunciavamo la ricetta, sì, sei una cresciuta a zabaglione, ma non è vero in realtà, io no, quindi non so fare lo zabaglione. Ma tu per colazione facevi latte e polenta? Ma no, polenta e latte. Caffè latte con la polenta? No. Tu niente. Mi hai detto che mangiavi così alla mattina. Senti, aggiungimi ancora un poco d'acqua, già che siamo. Per? Allora, che cosa facciamo per lo zabaglione? Allora, andiamo a mettere, in questo caso... una ciotola, viene chiamata bull. Una bull, o viene chiamata in pasticceria una bastardella. Ah. Questa cosa. Allora, andiamo a mettere lo zucchero. Sì. Calcolate che una dose grande, se facciamo una dose grande con una bottiglia di vino, può essere mezza bottiglia di vino con 10 tuorli e 200 grammi di zucchero. Ah, noi mia. Abbiamo ridotto. Per un reggimento. Sì, allora, già che siamo... Tu sai perché si chiama bagnomaria? Sì, perché la signora Maria c'era questa cuoca. Cosa devo fare qua? Rompere ah, uova? Sì. Solo i tuorli? Solo tuorlo qua, eh? Ah. Quindi nello zucchero andiamo ad aggiungere i tuorli. Ma perché facciamo il bagnomaria? Perché è più facile da modulare il calore che per preparare lo zabaione. Potremmo fare il zabaione direttamente in padella. Però bisogna fare attenzione al fuoco, no? Invece con il vapore che va a formare il bagnomaria è molto più facile riuscire a regolare un po' la densità che noi vogliamo nello zabaione. Quindi zucchero e due tuorli, andiamo a mescolarli. L'ideale sarebbe, penso un piccolo trucco, ma questo è un trucco da pasticcere,
e fare zucchero e tuorli, mescolarli un po' e lasciarli un po' a parte. Mm-hmm. Dopo un 20 minuti, un'oretta, volendo anche lasciarlo la notte prima e riprenderlo e fare lo zabaione dopo, perché ti monta ancora di più dopo. E andiamo a versare, in questo caso, il ramandolo, quindi un vino friulano. No, col vino e con lo zucchero mi viene in mente invece da piccola latte, vino e zucchero. L'hai mai assaggiato? No, quello non conosco. Buonissimo, freddo, gli sei tantissimo. Latte, sì. Vino rosso e zucchero. Io so solo, ma non so se te l'avevo già detto, la mattina mia mamma faceva zucchero, sì zucchero, tuorlo, zucchero e un goccino di grappa. Uh-huh. E io fortuna che avevo la scuola, l'avevo vicina, quindi... Infatti mi sono data le mie spiegazioni, grazie a questi tuoi racconti. Ok. No, ma mi è servito nella vita, Sì, questo. Sì, sì, per carità. Quindi cos'ha la zabaione di particolare? Che deve essere spumoso, no? Mm-hmm. Pian pianino, col calore, in questo caso col vapore. Ricordati che il bagnomaria, quello che viene inteso come bagnomaria, non deve essere la bolla, in questo caso, a contatto con l'acqua che bolle. Ah, cioè deve prendere il suo vapore, perché se a contatto va a cucinarsi molto più velocemente. E quindi è come dire... Quindi è sbagliato quando mettiamo la pentola dentro l'acqua, perché c'è una bulla dentro l'acqua. Che devono forma essere un vapore. Perché se no, allora tanto vale che non fai questo bagnomaria... E non fai il bagnomaria e vai direttamente sul fuoco, perché avresti lo stesso effetto. Vedi? Vedi che sta piano piano, sta montando, mm-hmm, con l'aiuto del vapore. Bello. L'alcol evapora, sì, lo zabaione, e quindi andiamo a ottenere, vedi? Andiamo a ottenere. Rimane solo l'aroma, quindi... Sì. Che poi se non è aroma andiamo a voltois. Ma questa è una... Vabbè. Dai, vabbè, non sono venuto a correre oggi, lo so. Il mese è sempre un momento tragico. Non sono venuto su a Voltois, lo so. Mi dispiace, però... Non so come... Prima o poi tutte le strade portano a Voltois, quindi ci arriverai. Ma mi farò perdonare con questo dolce. Sì, infatti. Vedrai che bello, che presentazione. Anche se ti dirò, per me le mie tentazioni sono tentazioni salate. Cioè la tentazione per me non è il dolce, per me la tentazione è un biel toc di formadi, un biel toc di formadi salato. Ah, saurit. Sì. Tu sei più da dolce invece? A periodi. A periodi. A periodi. Dipende. Quelle donne praticamente. Va bene, andiamo in avanti, dai. Ok, fatto zabaione. Come siamo qua? Intanto va a recuperare il dolce. Allora, ti manca il canovaccio? Sì. Magico. Bravissima. Poi cava, poi. Allora, con... Scusa, come facevo a girarmi? Mi sono dovuta abbassare. E le solite mani d'amianto. Vado io? Cosa fai? No, faccio veloce. Ah, ribalti così? Oh, un'uvetta. Ok. Ok. Perfetto. Allora, ma, prendimi scusa, lo zucchero a velo. La torta capovolta, cosa... Sì, come la famosa torta tatin. Tartatin, oui. Tartatin. A me piace più così, aspetta che vado, facciamo una presentazione un po' diversa. Un po' chic. Andiamo a tagliare. Mettiamo un po' di zucchero a velo. Mi prendi anche una mela intera, sì, possibilmente, grazie. Oggi ho lavorato più io, eh? Sì, no, stavo per dire, non mi fai fare più niente. Cosa volevi? Una mela. Che colore? Prendiamo una mela rossa, per capirci. Quella di Biancaneve? Sì. Mm. La mela di Adamo ed Eva, che colore era? Vedi, abbiamo fatto con la forchetta, andiamo a fare questo effetto, no? Spolverato lo zucchero a velo. Che bello. Sì. Notare che si vede anche dove ho preso. Mm. Perché sai, è l'impronta dello chef. Ah, no? È la firma, l'impronta digitale. Sì. Andiamo a mettere lo zabaione. Intanto tu sei lì con la mela. Senti, dalle prossime volte fammi fare di più però, perché... Sì. Dai, ma siamo a fine mese, quindi è giusto che finisco io un po', il mese. Guarda che tavolozza è il pittore. Andiamo a prendere, credo che scotta un po', i tortini, li mettiamo così, la mela.
Ma ti insegna tuo fratello a fare queste cose? No, me le autoinsegno io queste. Ma non è tuo fratello quello più pasticcere? Che più pasticcione. Ecco. Spettacolo. Sì, no, può essere. Sì. Ah, scusa. E ha detto di sì anche lui, eh? O lei. Ma, però mettiamo allora, sotto. Questa tentazione, questa tentazione di mele, quindi Adamo ed Eva, sì, eccetera, eccetera, penso che sia un'ottima presentazione per queste mele friulane. Direi di sì. Cosa dici? Sì. E qua siamo tutto Friuli. Sono proprio un bravo frukt. Frukt. Lasciatevi tentare da questo dolce, da queste tentazioni di mele, le mele della Friul Frukt di Spilimbergo. Allora per te, oh, questo. Oggi che siamo molto più dolci, sì, per te e oggi ho lavorato io. E infatti, vedi che ti ho dato il premio. Una forchettina piccola. Dobbiamo essere precisi qua, perché era un dolce. 4 mele, 80 grammi di zucchero, un pizzico di lievito per dolci, 2 uova, 70 grammi di farina, 20 grammi d'uvetta, 70 di burro, un pizzico di cannella. Quanto basta? Di pan grattato, zucchero e latte. Per lo zabaglione, che è qua, 2 tuorli, 40 grammi di zucchero e un bicchiere di ramandolo. Una bella pucciatina e addolcitevi acqua in bocca. Così. No! Ti sta bene. Ti sta bene. Sai Paolo che mi ha detto un mio bis nonno che in realtà la mela la raccolse un uomo, sai? Ma sì. Si chiamava Paolo. Eppure, oh, non sono riuscito a fare questa, la famosa spirale, mi si è rotta in 2 o 3 pezzi e...